onorati di avere con noi Ottavio Bianchi. Buongiorno mister. Buongiorno mister. Buongiorno, buongiorno. Doppio ex chiaramente della sfida tra Napoli e Roma, non le sto a chiedere a quale piazza è più legato, anche perché sarebbe troppo facile rispondere in un certo modo in una radio di Napoli. Le chiedo semplicemente mister, che campionato ha visto finora da parte di Napoli e Roma? Se deve essere più un campionato di rimpianti per entrambe, una stagione di rimpianti per entrambe, o una stagione che per una delle due lei vede con un segno più? Ma bisogna vedere cosa si sono detti nella stanza di bottoni prima della stagione, perché questo noi non lo sappiamo. Leggo, io sono molto al di fuori, leggo che a Napoli sono felici della stagione, a Roma un po' meno, perché visto gli eventi, gli ultimi eventi, è chiaro che sia così. Indubbiamente sono due squadre che all'inizio sono partite con ambizioni completamente diverse dall'attuale posizione in classifica. Mister, lei ovviamente ha allenato ad altissimi livelli, ha vinto qui a Napoli. Come si fa a convincere una squadra che ha meno 16, ormai ha perso anche il conto onestamente del distacco nei confronti della Juventus, a rimanere concentrati fino all'ultima giornata di campionato e anzi motivarli affinché quel distacco si venga a diminuire e si riparta poi da quello per l'anno prossimo? Perché un conto è finire a meno 16, un conto è finire a meno 8. Anche perché tra le altre cose poi c'è anche l'Europa League, che è un deterrente alla concentrazione piuttosto solido in questa fase qui. Prego mister. Ma se vuoi assumere il valore di una grande squadra, poi una squadra come il Napoli, come la Roma, non può permettersi neanche nell'amichevole di non ben figurare. Io mi ricordo i grandi giocatori con cui ho giocato e cui ho allenato, anche la partita amichevole non volevano, dovevano uscire e dimostrare il loro valore. Questo è normale che sia così. Non credo che il Napoli si possa permettere un calo di concentrazione, andare in campo a fare figuracce. Questo non, per chi gestisce la squadra è un motivo in più per decidere per il prossimo anno. Mister, mi risponda secondo quello che è il suo pensiero, anche un po' il suo istinto. Lei è stato il primo a vincere a Napoli e per questo sarà sempre nella leggenda della nostra città. Sarri ci è arrivato molto vicino a vincere, anche Mazzarri in qualche modo ha sfiorato la vittoria. Dal suo punto di vista, se il Napoli non vince è solo perché la Juve è troppo forte, ci sono 100, 1000, 2000 fattori che naturalmente incidono, o perché la società non è pronta come era il Napoli guidato da Ferlaino a vincere? Ma non è che noi siamo sempre stati la prima società come organizzazione. C'era anche allora la Juventus e le squadre milanesi che erano molto organizzate, che erano... Noi in quel periodo si è vissuto più con l'intuizione personale che con la grande organizzazione societaria. Il che adesso non è possibile. Adesso, se pensi di avere fantasia, genialità nella gestione di una società, è fallimento completo. Quindi è più difficile vincere oggi che rispetto a qualche anno fa, chiaramente? No, non è che è più difficile, è più facile se è una società organizzata. Se è una società organizzata, guardi la Juventus, non è che vince solo da adesso. Adesso è clamoroso che vinca 8 campionati consecutivi, ma questo significa anche una riflessione, vuol dire che le altre squadre che compongono il campionato di Serie A non sono all'altezza, perché questo non è mai stato. Ma andiamo indietro a vedere già i tempi degli anni di Sivori, così si sono stati. È più facile ricordare gli anni in cui non hanno vinto la Juventus, hanno quasi sempre vinto. Questo vuol dire, purtroppo bisogna ammettere che la cosa più importante è la società, l'organizzazione societaria, la mentalità, la determinazione. Il caso Icardi e la Juventus non sarebbe mai successo, per esempio. Sono convinto anch'io. Questo significa che, guardi, le grandi squadre a livello europeo da sempre sono state quelle che, oltre ad avere i giocatori più importanti, gli organico più importanti, che era conseguenziale, la prima cosa era la grande società alla base. Eppure mister, lei non ha avuto per esempio a Napoli uno spogliatoio, così chiudiamo
facile da gestire, tutt'altro. Ecco, ci spiega quali sono i segreti per gestire uno spogliatoio anche temperamentalmente molto forte, perché alla Roma si dice molto che adesso Ranieri sta avendo delle difficoltà, il litigio furente che ci sarebbe stato tra Dzeko ed El Shaarawy. Chiaramente adesso immagino ci dirà che le litigate nello spogliatoio ci sono sempre state e sono vecchie come quanto è vecchio il calcio. Beh, nello spogliatoio succede di tutto e di più, però bisogna sempre essere dentro nei parametri della civiltà e della, anche lì, e se lei ha una società decisamente forte dietro, lei fa solo l'allenatore e basta, ed è una cosa che a me è successo di rado. Se invece non ha una società forte, la colpa bene o male va sempre all'allenatore, perché non gestisce questo, perché non gestisce quell'altro. Adesso poi ci sono i procuratori che influenzano notevolmente i giocatori. Al giorno d'oggi sono delle aziende vere, perché guadagnano talmente tanti soldi da, esatto, da non permettersi certi cali di valutazione. Io non ho mai avuto purtroppo lavorare a Napoli, lavorare a Como è completamente diverso, sia sotto l'aspetto dell'impostazione del lavoro, sia nei rapporti con i giocatori. Ci sono ambienti dove devi usare dove devi avere determinate caratteristiche, in altri dove è completamente all'opposto. Ma questo se sei da solo, come sono sempre stato io. Ma se invece sei alla Juventus, certe situazioni, o al Barcellona, o al Real Madrid, o al Manchester, o via dicendo, se hai dei dirigenti che sono ben disposti a fare bene il loro lavoro, fanno sì che il lavoro dell'allenatore viene estremamente facilitato, almeno sotto il profilo caratteriale del comportamento. Benissimo, mister, chiaramente la ringraziamo. Prego. Per essere stato con noi. Buongiorno.